Benvenuti ragazzi, eccoci qui, nuovo video. Oggi mi vedete particolarmente sorridente perché c'è un sole che spacca le pietre e sono già, sono le 5, le 6, anzi sono le 6 e nuovo Q&A oggi perché ultimamente nelle mie dirette di Instagram, che sono sempre più frequenti, mi fate veramente tante domande e a volte non riesco a rispondere a tutti, quindi ho voluto fare un Q&A. Scusate se non ho postato dei video negli ultimi giorni, ma non sono stato benissimo. Però vabbè, non ci pensiamo, sempre positivi. Oggi super giornata e partiamo subito. Ho qui il telefono, quindi se mi vedete con la testa bassa sto leggendo le domande. Partiamo subito con la domanda di Eka Fitness. Quindi, consigli per conciliare studio, palestra, cibo sano e no stress durante lo studio per la maturità. Allora, ho fatto il periodo mio più uno dei periodi più duri di preparazione, quindi preparazione ad un servizio fotografico, quando dovevo dare degli esami abbastanza importanti all'università. Come ho fatto a far tutto? Motivazione, innanzitutto credi in te stessa, autoconvinciti perché è vero che ce la puoi fare. Per quanto riguarda il conciliare è bastata l'organizzazione, lo stress aumenta e aumenterà sempre perché l'alimentazione potrebbe essere una causa di stress, l'allenamento è sicuramente una causa di stress, lo studio altrettanto. La vita sociale in quel contesto magari passa un po' in secondo piano perché comunque hai tutto il giorno occupato, ma si riesce a trovare anche il tempo. Con questo voglio dirti che è possibile, assolutamente l'ho fatto. Se comunque non ambisci a fare gare, eccetera, sicuramente non ti conviene abbassare troppo le quote di macronutrienti per non stressarti ulteriormente. Quindi questo è un altro consiglio che posso darti. Domanda successiva di Silvia Valtortora. Ciao, che quantità di verdure mangi? Mi sa che io esagero, sono sempre molto gonfio. Bella domanda. Perché io ero come te, ne mangiavo circa un chilo e mezzo al giorno, ero come te molto gonfia. Ora ultimamente mangio circa dalle 3 alle 4, 500 grammi di verdura totale, tra 1/2 finocchi, e li sto diminuendo appunto per questo motivo, circa 150-200 grammi di broccoli e 100 grammi di asparagi più o meno. Mangio quasi sempre questo. A volte metto dei pomodori, delle carote, ma non tendo a non esagerare perché appunto sennò stare male. Poi Big Pigno, saluto al mio amico Big Pigno, che Alex, che mi manda sempre tante patate su Direct, e lo odio perché ha più carburanti di me. Comunque passiamo alla cosa seria. Big Pigno mi chiede: se si potesse fare una classifica dell'importanza delle cose nella vita, dove piazzeresti l'allenamento e l'alimentazione? Nella mia vita sono sicuramente molto dietro alle cose principali. La prima cosa che mi interessa nella mia vita è il mio sviluppo come persona migliore, quindi ogni giorno voglio essere una persona migliore. Per persona migliore intendo la mia capacità di parlare con gli altri, di ascoltarli. Quindi essere un buon ascoltatore, la mia capacità di poter aiutare gli altri, la mia capacità di non essere triste, di non farmi condizionare dagli eventi, questa è la prima cosa. La seconda cosa è correlata, ovvero quella di aiutare gli altri, quindi pensare alla mia famiglia, pensare a come posso aiutare magari mia mamma ad arrivare a fine mese senza dover fare 4.500 lavori, quindi darmi da fare da quel punto di vista. Quindi dopo gli affetti, terzo posto, magari ci possiamo mettere le mie passioni, quindi appunto anche l'allenamento e l'alimentazione. Ma prima di tutto te l'ho detto, io e i miei cari. Tutto qui. Poi passiamo alla domanda di VFit123, domanda veramente clou del video, mi è piaciuta. Se è possibile fare una reverse senza contare i macros nel dettaglio, ogni quanto consigli di pesarsi? Allora, dipende quando vuoi essere precisa e quando vuoi ottimizzare la reverse. Secondo me, se vuoi essere molto precisa, non essere precisa al grammo, nel senso con le verdure, eccetera, però con le altre fonti di carboidrati, proteine e grassi, sii precisa, contali. Io ho fatto fare una reverse che è andata molto bene a mio fratello senza contare i macros, ma basandomi sull'aumentare magari una o due gallette, 100 grammi, 20 grammi di pasta, 30 grammi di pasta, calare un po' le proteine e così via. Ed è andata molto bene, quindi funziona comunque, però se vuoi ottimizzare il processo, essere precisi è sempre la miglior cosa. Prossima domanda.
Rating, questa è un'altra domanda interessante. Rating 1985. Domanda: dove prendi tutta la motivazione per andare avanti nella vita fitness, nella vita in generale, studi, eccetera? Hai un obiettivo preciso nell'ambito palestra grazie al top. Grazie a te, Rating, che mi segui sempre, mi fai tante domande, mi fa piacere, uno dei primi iscritti al canale e ti ringrazio per questo. Comunque, la motivazione dove la prendo? La prendo qua, allora, quando non ho motivazione, perché solitamente comunque sono motivato. Quando non ho motivazione ed è capitato, ultimamente non capita più con il mio nuovo approccio alla vita, cerco di fermarmi, pensare a dove sono partito e pensare che magari voglio arrivare a un determinato obiettivo. Magari vado su YouTube, cerco motivational song, motivational video, vedo magari idoli miei che ce l'hanno fatta, ma non ti parlo di bodybuilding o fitness. Magari ti dico che cerco video di Ronaldo, di Cristiano Ronaldo, che è un mio idolo calcistico. Cerco, mi sento della musica, mi vedo un po' un film. Se vuoi un po' di motivazione, io ora mi automotivo, non c'è più bisogno, perché leggo dei libri che ti motivano veramente tanto. O ti guardi il mio ultimo video e vedi che capisco quando parlo di Miracle Morning e cerchi una soluzione simile e ti aiuta tanto come sviluppo personale, sarai sempre motivato. Oppure cerca qualche video, qualche o il film di Anthony Robbins, ti aiuta tanto, ti dà una giusta motivazione. Spero di essere stato d'aiuto, perché è stata veramente una bella domanda. Andiamo avanti, Elena Pitti, ciao Ele, volevo chiederti che tipo di allenamenti preferisci se sei in ipocalorica. Gli allenamenti che preferisco sono assolutamente quelli di forza, secondo me sono fondamentali per far sì che la perdita di peso sia a discapito della massa grassa e non della massa magra. Quindi il muscolo è lì, diamoci l'input per rimanere lì, quindi solleviamo tanto peso, intensità e magari meno volume, meno densità, ma tanta intensità. Questo è il parametro fondamentale. Poi, ovviamente, periodizzazione, variamo le tecniche, ma fondamentalmente per me ci deve sempre stare allenamenti di forza in ipocalorica. Ce la fate. Altra domanda di Fitness Mari Run, sempre in allenamento: cosa ne penso dell'allenamento bio e delle video duty? In brevi, intensi e infrequenti. Allora, io sono un fan scatenato della multifrequenza, perché faccio come mia tipologia di fitness il natural bodybuilding. Quindi non parlo di gente che usa farmaci, ma non perché ho so qualcosa contro di loro, solo perché non mi interessa come argomento, come attività fisica. Quindi un allenamento in multifrequenza per me è molto più utile, perché vado a ripetere il gesto tecnico più volte, vado ad allenare il muscolo più volte e gli permetto magari un maggior volume allenante, posso variare meglio l'intensità, eccetera. L'allenamento bio e heavy duty, io provai solo il bio e con nessuno dei due condivido. Pienamente, sono delle metodiche che possiamo ciclizzare durante i periodi di periodizzazione, però non li condivido se sono allenamenti, diciamo che perché puntano su una monofrequenza settimanale, cosa da non escludere, non confondiamoci, ma che però sicuramente, secondo il mio punto di vista, è molto inferiore a una metodica di multifrequenza dove io vado a distribuire il volume su più giorni a settimana. Poi, altra domanda di Eka Fitness: cosa ne pensi dello scarico dell'allenamento e come consiglieresti di farlo? Cosa ne pensi? Guarda, dello scarico penso non ci sia quasi mai bisogno, ovvero non si arriva quasi mai a quella come si dice, non si arriva quasi mai a quella condizione di overreaching, oppure di allenamento veramente molto pesante che causa molto stress, e quindi non si ha bisogno di uno scarico vero e proprio. Quello che condivido io, quello che faccio fare io è modulare durante la programmazione una settimana magari più leggera con il cambio di variabili, in modo che abbia una sorta di effetto scarico. Poi Marco Fasano 96, un saluto anche a Marco che mi segue sempre. In che modo fai entrare l'allenamento per gli addominali nella tua routine settimanale? Quante e quante volte li alleni? Ciao Bingo, un abbraccio anche a te. Allora, gli addominali li alleno sia a corpo libero, una seduta a parte, 4-5 esercizi a circuito, mi dura circa 40-45 minuti, e lo faccio una volta ogni 2 settimane, perché alleno prevalentemente petto e dorso con l'allenamento a corpo libero. Durante l'allenamento invece che faccio in palestra, faccio ora un esercizio ogni allenamento ed è solitamente o il crunch al cavo alto, o l'alzata delle gambe, il knee raise,
alla sbarra per le trazioni, oppure faccio il plank. Quindi ti consiglio di variare ovviamente le metodiche, ma dato che il core è una parte del nostro corpo che ha funzioni prevalentemente statiche e che alleniamo comunque attraverso esercizi come stacco, squat, mobilità di press, di allenarlo attraverso esercizi statici, quindi che mantengono una determinata postura. Quindi per me i migliori sono il plank, il V-hold, il dragon flag, e il sit-up, che invece è un po' più dinamico. Andiamo avanti. Ora ho un'ultima domanda, delle ultime domande invece su un altro post, non quello del Q&A, dove mi hanno invece fatto delle domande inerenti al Q&A, quindi fatemele cercare. Di petali di vita, per il Q&A volevo chiedere se preferite mangiare il parmigiano o la mozzarella di bufala come proteine, perché molti considerano la mozzarella in quanto è meno caloriche e meno grassi. Allora, secondo me sono due alimenti che devi mangiare con molta accortezza, molto ricchi di grassi, molto ricchi di sale, e sicuramente per farli rientrare in un'alimentazione devi fare molti sacrifici da un punto di vista di grassi. Io nella mia non potrei mai farla rientrare, cioè non ci entrerebbe mai. Però se tu hai a disposizione così tanti grassi da poter mangiare il parmigiano, la mozzarella e bufala, ben venga entrambi gli alimenti, non sono contro né uno e né l'altro. Forse sono più a favore del parmigiano, ma attenta anche lì al sale, che non bisogna, come vi ho detto, eliminare. Poi, ultime domande, di nuovo libera. Ciao, mi puoi consigliare qualche libro teorico su allenamento e alimentazione? Da una decina di mesi mi sono appassionato sul mondo del fitness e mi piacerebbe avere più informazioni. Guarda, io ti consiglio tutti i Project Nutrition, Stretch, Exercise, tutti e tre. Parti da quelli, spiegati in maniera chiara, in maniera esaustiva e soprattutto in maniera in cui tu leggi e capisci quello che dicono. Quindi non sono libri da professoroni, spiegati veramente in maniera molto chiara. Poi ci sono il DCSS, il metodo distribuito di Cruzza, ci sono tantissimi libri, ma sicuramente i Project sono il mio consiglio. Sono i libri migliori da dove partire. Altra domanda, sempre dello stesso profilo: come hai iniziato ad allenarti? Perché cosa ti spinge a continuare? Ho iniziato ad allenarmi perché volevo piacere agli altri, volevo apparire e non essere, fondamentalmente, volevo perdere i miei 98 kg, no, dai miei 98 kg, volevo perdere peso. Ci sono riuscito, sono caduto nel binge eating, purtroppo questa è una storia passata, fortunatamente forse c'è stato, mi ha migliorato. E cosa mi spinge a continuare? Perché mi piace, cioè mi alzo, voglio fare una cosa che a te ti piace fare qualcosa, non so, ti piace mangiare? A me mi piace allenarmi, mi piace mangiare, mi piace vivere la vita sportiva, tutto qui. Ragazzi, è un'ora dopo l'ultima domanda, lo so, però sapete che è successo? La mia telecamera si è spenta e mi è uscito scritto macchina surriscaldata, quindi sono 2 volte che riprovo a fare il video e mi esce la stessa cosa. Penso sia troppo calda, non lo so. Comunque, grazie a tutti per le domande, grazie per aver visto il video, spero di aver risposto a tutto. Noi ci vediamo al prossimo vlog, che uscirà martedì più o meno, e che sto girando oggi, quindi ci vediamo alla prossima. Tanto è tutto, pensate sempre positivi e vivete la vita al meglio.